12 anni, tanti ne sono passati da lontano dicembre 2004, quando per la prima volta la comunità ebraica presente in Puglia accese in pubblico la prima cannocchia di metallo, opera di un fabbro ferraio di Barletta, una data che ha rappresentato un punto di svolta rispetto alla tradizione degli ebrei italiani, che secondo un'antichissima usanza tuttora in vigore, accendono e accendevano piccoli e grandi candelabri a nove bracci, ponendoli davanti alle finestre e alle porte d'ingresso delle loro abitazioni. Ogni sera, sino all'ottavo ed ultimo giorno della festa di Cannucà, un lume viene acceso in un rito che non è strettamente religioso, ma l'occasione di celebrare l'orgoglio ebraico dell'appartenenza e di una particolare forma di identità, come avviene da 12 anni a questa parte anche agli ebrei della comunità di Trani. Non è altro che una festa attraverso la quale noi eh, ricordiamo oh, quelli che sono i grandi valori identitari della cultura ebraica, eh, ricordiamo e rammentiamo quelle che era, erano le caratteristiche che ci contraddistinguevano confronto ad altri popoli, quali appunto quelli eh, ellenistici e soprattutto è un grandissimo richiamo alla libertà. Come vedete, identità, eh, recupero della propria tradizione culturale, libertà, sono temi e, e valori che certamente non appartengono soltanto all'ebraismo, ma che anzi l'ebraismo, come dire, eh, celebra per sé e per gli altri e con gli altri, perché effettivamente è effettivamente una festa collettiva con la quale noi, appunto accendendo i lumi in pubblico, eh, non facciamo altro che ribadire questi grandi concetti che sono patrimonio ormai di tutta quanta l'umanità. Una tradizione nella tradizione che rivendica il diritto di ogni essere umano ad essere se stesso, il diritto ad essere rispettato nella sua integralità ed essenza lotta di popolo, lotta per la rivendicazione delle proprie caratteristiche, delle proprie individualità e libertà e come dire, tanti elementi, tante piccole luci che si accendono a favore della libertà dell'uomo in quanto tale, e come valore universale di quell'epoca, dell'epoca attuale e verosimilmente anche del futuro.